Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti fatti per la casa nuova. Alcune di queste cose le ho comprate prima di trasferirmi qua, altre invece dopo, perché mi sono accorta che mancavano delle cose o volevo abbellire degli spazi presenti in casa e quindi mi sono data un po' allo shopping. Direi di partire dalle piantine. Allora, io credo fortemente di avere il pollice nero, perché le piante che avevo a casa prima non sopravvivevano più di un tot con me. Anche la pianta più resistente a un certo punto della sua vita doveva abbandonare le forze. Scherzi a parte, a me piacciono tanto le piante, i fiori, e mi impegno anche nel curarle, ma spesso e volentieri non ho tempo e altre volte secondo me le condizioni meteo non favoriscono, perché ad esempio dove vivevo prima il mio balcone era il punto più luminoso della casa e quindi giustamente non tutte le piante sono fatte per stare sempre al sole. Comunque, a parte questo, ho deciso di prendere alcune piantine per la casa nuova qua, perché quando sono entrata mi sono accorta di quanto fosse spoglia, volevo renderla un po' più calda e accogliente, quindi ho deciso di optare per delle semplicissime piante grasse. Ho preso questa piccola e quest'altra, sempre nello stesso vasetto, prese da Ikea, e ne ho presa anche un'altra più grande, sempre in un vasetto molto simile, sempre una piantina grassa. In realtà sul balcone ho anche delle altre piantine. Ho preso la lavanda, sempre da Ikea, ma non lo so, mi sta dando un po' di problemi quella pianta, è l'unica che non ce la fa. Non so per quale motivo, secondo me era già un po' sofferente. Ho preso poi del basilico, rosmarino, origano e salvia. Le ho prese in un vivaio e le ho sistemate sul balcone. Ho preso poi una cassetta di legno che mi ha regalato mia madre per il mio compleanno. È buffo come cambiano i regali di compleanno. Una volta si andava dalle cose, non so, trucchi, vestiti, accessori, libri, adesso cose per la casa. Vabbè, comunque mi ha fatto molto molto piacere, perché è una cassetta carinissima, anche quella è di Ikea, l'ho dovuta comporre io, ma con il cacciavite si fa in pochi secondi, e mi piace molto come è venuta la combinazione appunto sul balcone, che è una zona un po' incasinata che ancora non ho avuto modo di sistemare, però almeno è un angolino felice per le piante, visto che stanno sopravvivendo. Tra l'altro si è aggiunto anche azuki, ovvero il fagiolino magico lo chiamo io, perché è cresciuto tantissimo in pochissimi giorni, che avevo trovato nella Rebel Box di maggio. Se siete curiosi, poi vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione. Sempre legato alle piante per quanto riguarda la stampa, è questo grandissimo vassoio che ho sempre preso da Ikea. Come vedete ha una stampa non floreale, però ci sono tipo delle foglie, e mi piaceva molto l'idea di mettere questo vassoio sul tavolino che abbiamo in salotto, perché è un tavolino basso molto molto grande, quindi secondo me questo vassoio grande ci sta perfettamente. Io poi sopra ci ho messo una delle mie candele preferite alla pesca e lavanda, del purpurri che ho sempre preso da Ikea. Il purpurri non l'avevo mai preso prima, devo essere sincera, ma questa casa è abbastanza grande, ci sono diversi spazi e non siamo tutto il giorno in casa, quindi spesso c'è odore di chiuso, soprattutto i primi tempi, visto che la casa appunto non era abitata da diversi anni. Ho deciso di comprare del purpurri da mettere un po' in salotto, un po' ad esempio in bagno, e penso che sia una soluzione molto carina, perché innanzitutto a livello decorativo non è male, sono piccoli pezzi spesso colorati, ci sono anche delle forme simili a fiori, foglie. Secondo me quel purpurri è fantastico, tra l'altro sa di pesca, che a me piace tanto, e niente, ogni tanto lo spargo qua e là per profumare casa. A me personalmente piace, non è invadente, non è troppo forte, e anche a livello estetico mi piace. Passiamo poi a questo cesto che mi ha sempre regalato mia madre per il mio compleanno, non so come mostrarvelo bene perché è veramente enorme. Questo l'avevo visto un po' di tempo fa, sempre da Ikea, è uno dei miei posti preferiti dove fare acquisti, perché trovo diverse cose che mi piacciono a un prezzo ragionevole. L'avevo visto in esposizione, quindi non si poteva portare via l'oggetto esposto, ma non l'avevo visto da nessun'altra parte in negozio, evidentemente in quel periodo l'avevano terminato. Mi piaceva molto l'idea di utilizzarlo o per metterci la biancheria, diciamo, da lavare, anche se è un po'
sacrificato, perché comunque è un bel cestino. Adesso non so esattamente con che tipo di legno sia fatto, però è veramente molto molto bello, grande, capiente. Quindi la mia idea iniziale era per la biancheria, o per metterci ad esempio la biancheria pulita, cuscini, riviste, un po' di tutto da mettere o in camera da letto o in salotto. Io al momento lo sto tenendo in camera da letto, ci sto tenendo gli asciugamani puliti, come avete potuto vedere, che sono anche questi nuovi, presi da Zara Home. Strano, una cosa che non è di Ikea. Allora, il primo asciugamano è molto semplice, bianco con questa stampa, con questo ricamo verde. Molto delicato, mi piace tantissimo, l'aveva addocchiato mia sorella in negozio, quindi le ho chiesto subito di prenderlo. Ho preso sia un asciugamano da mano che un asciugamano invece più piccolo, che ha pure il bordo verde, veramente molto molto fine e delicato. E poi sempre da mano e diciamo da bidet ho preso questi, sempre da Zara Home, che sono sul verde e hanno una texture molto molto bella, che anche in questo caso ricorda le foglie. Il mio colore preferito è il verde, quindi quando li ho visti ho detto basta, devono essere i miei, sono veramente molto carini. Costavano anche non pochissimo, però mi sembra sui 7 euro questi da mano, e questi più piccoli sinceramente non ricordo. Sono in cotone, mi sembrano di buona qualità, sono molto morbidi. Io attualmente sto utilizzando questo piccolo verde per il viso e mi ci trovo molto bene, mi piacciono tanto. Un altro acquisto fatto da Ikea, che ha sempre a che fare un po' con le piante, un po' il mio chiodo fisso di questo momento, è questo cuscino qua. Anche questo è abbastanza grande, io ne avevo già uno nell'altra casa perché mi era stato regalato da mia madre in combinazione con la poltrona da lettura, che è bellissima, purtroppo ancora non l'ho potuta portare qua nella casa nuova. Comunque mi piaceva molto quel cuscino, ma ne volevo avere anche un altro, infatti uno è dietro di me. Questo qua lo utilizzo invece sulla poltrona che abbiamo qua nella casa. È un po' costoso questo cuscino, viene venduto separato dall'imbottitura interna. Adesso non ricordo il prezzo preciso, ma mi sembra che venga 17 euro, qualcosa di folle secondo me. Però visto che avevo già un cuscino fatto in questo modo, che tra l'altro ha delle dimensioni tra virgolette non standard, perché è basso e lungo, mentre in genere i cuscini tipo da Ikea sono 50x50, 40x40 o 60x60, comunque sono sempre quadrati, mentre questa ha una forma un po' diversa. Ho deciso di investire perché mi trovavo molto bene con l'altro cuscino che avevo già, mi piace molto il tessuto che è un po' ruvido, non dico invecchiato, però è leggermente sbiadita come stampa, quindi non è una fantasia particolarmente aggressiva. In questa casa in particolare penso che ci stia benissimo con i divani, le poltrone che ci siamo ritrovati. Inoltre, come vi dicevo, mi piace molto la stampa, la utilizzo anche qua in cameretta. Andando avanti, ho preso un vassoio in legno, sempre da Ikea, fa parte se non sbaglio della nuova collezione estiva. Mi è piaciuto da subito questo perché innanzitutto ogni pezzo è tra virgolette unico, le venature, il colore del legno varia, ogni pezzo è fatto in maniera differente, quindi ci sono dei pezzi magari che hanno un colore più scuro, più chiaro, quindi c'è molta scelta. È venduto anche in due dimensioni, questa se non sbaglio dovrebbe essere la più piccola, costa circa 6-7 euro. E mi piace tantissimo sia come oggetto diciamo d'arredo, perché dovunque lo piazzo fa la sua bella figura, non sembra un classico vassoio da casa, e mi piace utilizzarlo tanto per quando faccio ad esempio da mangiare, gli stuzzichini, aperitivo, o anche per appoggiarci sopra ad esempio la teiera, la tazza da tè, biscottini e quant'altro. È un pezzo che sto utilizzando veramente tanto tanto qua in casa e che mi fa sentire più a casa mia, e soprattutto mi fa piacere quello che c'è attorno, mi piace abbinarlo, cercargli una posizione. Banalmente anche in salotto, una volta l'ho appoggiato sopra questo vassoio qua e ci ho messo una candela sopra, anche semplicemente così mi faceva sentire in una casa bella. Non so se ha molto senso come cosa, però ci siamo trasferiti qua che era già tutto arredato e non mi piace tantissimo come è stata arredata la casa, quindi
cerco di fare il meglio possibile per renderla più carina ai miei occhi e questo aiuta tanto. Ho preso poi una caraffa, secondo me molto molto bella, ancora non l'ho aperta, è imballata qua, è sempre presa ovviamente da IKEA. Adesso cerco di tirarvela fuori senza far danni. La caraffa in questione è questa qua in vetro, come potete vedere ha un beccuccio e il tappo è in realtà anche un bicchiere. Mi piaceva tantissimo questa cosa perché lo si può utilizzare appunto per chiudere la caraffa se si mette dell'acqua, del succo, qualsiasi altra bibita, ma lo si può utilizzare quando si è da soli anche ad esempio come bicchiere. Ho visto questo pezzo per la prima volta su Instagram da una ragazza che seguo, se non sbaglio il suo nick è Book Sundays, comunque vi lascerò il link qua sotto in descrizione. Lei l'aveva utilizzato ad esempio per i latte e i cereali. Adesso non ricordo se avesse riempito il bicchiere con il latte, la caraffa con i cereali o viceversa, comunque mi era piaciuta tantissimo come idea, in generale la forma, il design... Non lo so, mi aveva colpito particolarmente, quindi quando l'ho vista in negozio ho deciso poi di prenderlo. Ancora appunto non ho avuto modo di utilizzarlo, ma prestissimo lo farò. Penultima cosa presa da IKEA, una lampada da comodino. Mi mancava un abat-jour in casa. In realtà ce n'era uno, ma ovviamente si è rotto tipo la seconda sera che eravamo qua. Quindi ho deciso di affidarmi di nuovo a IKEA. Ho preso la base classica nera che ho anche a casa. E nella lampada qui a casa la parte sopra è rosa, drappeggiata, bellissima, solo che non sono riuscita a trovare la stessa copertura. Questa volta si vede che non è più in catalogo, non fa parte più di una collezione permanente, o insomma non c'è e basta. E quindi ho preso questa bianca perché è molto semplice, bene o male si abbina a qualsiasi cosa. Tra l'altro fa una bellissima luce. Ho preso una lampada... se non sbaglio abbastanza neutra perché non mi piace la luce calda, però capisco che una luce troppo fredda in casa renda tutto più distaccato, quindi ho trovato una luce un po' calda ma non troppo che mi piace molto, fa luce, illumina, io leggo spesso durante la notte quindi per me è essenziale. L'ultima cosa che ho preso da IKEA, non posso mostrarvela qua in mano però la vedete bene o male in tutti i video, si tratta della mia postazione trucco. Ho preso infatti questo tavolino in bambù dal design semplice, lineare, che mi ha conquistato, è veramente bellissimo, mi piace tanto, ed è un tavolino molto semplice che può essere utilizzato come tavolo, scrivania. Io lo utilizzo in particolare come postazione trucco, mi piace molto perché come vi dicevo è semplice, il colore è molto delicato, ha poi una struttura che sostiene la parte in legno bianca, quindi non lo so, lo trovo molto fine. Inoltre ha tre cassetti centrali un po' bassi ma molto profondi, perfetti per mettere ad esempio le palette, i trucchi, i correttori, i blush, qualsiasi cosa, insomma io lo adoro, l'ho già riempito e lo utilizzo tutti i giorni, quindi... mi piace veramente tanto. Non è stato un acquisto economicissimo perché è costato, mi sembra, 129 euro, però ho deciso di investire in questo tavolino, uno perché mancava qualcosa del genere in casa, è qualcosa che sfrutto veramente tanto e che posso comunque portarmi via in qualsiasi momento, e poi diciamolo è stato il mio autoregalo di compleanno. Ultimi ma non certo per importanza, volevo prendere qualcosa per decorare la libreria, perché non abbiamo una vera e propria libreria qua in casa, ma c'è un mobile in salotto con degli scaffali dove poter mettere appunto i libri. Come vi dicevo, sto cercando di rendere casa un po' più mia e quindi ho pensato di comprare qualcosa che potesse piacere sia a me che a Mr. Cibi e che rendesse la libreria più nostra. Quindi ho deciso di prendere due figure ispirate a Saga. Questi sono infatti due personaggi del fumetto, ovviamente Gatto Bugia che è il mio personaggio preferito e Principe Robot IV che è il personaggio invece preferito di Mr. Cibi. Allora, sono veramente bellissimi, io li adoro. Gatto Bugia è poi fatto benissimo, cioè ha dei dettagli veramente favolosi. So che sono delle figure molto semplici, io infatti tendo a non acquistare tanto personaggi umani, ma ad esempio gli animali li trovo meravigliosi.
Questo è piccolissimo in confronto a Gatto Bugia, però mi piace, è curato nei dettagli e mi fa molto sorridere perché li ho messi nello stesso scaffale e uno da una parte, uno dall'altra, e niente, tutte le volte che li vedo penso a me, Mr. Cibi, e è una cosa secondo me semplice, però che in questo caso fa la differenza, perché mi fa sempre sorridere e mi fa sentire un po' più a casa. Questi erano tutti gli acquisti che ho fatto per la casa nuova per adesso. Se in futuro ci saranno altre modifiche o altre cose, sicuramente ve lo farò sapere, magari con un vlog o vi mostrerò che cosa ho cambiato completamente o rivoluzionato qua in casa, anche se non penso di fare chissà quale follia, ma non si sa mai. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate degli acquisti fatti, che cosa vi è piaciuto di più e che cosa avete comprato voi ultimamente per abbellire casa vostra, perché sono in cerca di ispirazione. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!